Bentornati amici di androidblog.it, oggi andremo a recensirvi la RAV Power da 14.000 mAh, un prodotto da VeriGeek. Andiamo a scoprirlo insieme. Ed eccoci qui sul nostro banco di prova a provare questa RAV Power da 14.000 mAh, un prodotto decisamente interessante se consideriamo che nel passare degli anni i dispositivi che portiamo nelle nostre tasche oppure in giro aumentano, ma la loro batteria rimane sempre un punto di sfavore. Partiamo dall'unboxing nel vedere cosa contiene la confezione. Questo prodotto tipicamente da Geek, oserei dirla in questo modo. Subito troviamo la batteria protetta da questi due pezzi di plastica, li leviamo e vi faccio vedere molto velocemente il design di questa batteria. Materiali plastici, questo non è alluminio, è una finta plastica lavorata in finto alluminio. Qui le due uscite USB, una da 1 A, la seconda da 2 A. Il produttore consiglia appunto di usare quella da 1 per smartphone, quella da 2 per tablet. Qui la torcia che si accende semplicemente avendo premuto il tasto di accensione, non fa una gran luce però può essere utile, una funzione in più. Qui invece la micro USB per la ricarica e qui i 4 LED che vanno a creare una fascia di LED veramente carina alla vista, e qui il nome del prodotto seguita poi dalle informazioni tecniche di questo prodotto. Ma andiamo a vedere cosa ci viene fornito in confezione oltre a questo. Vabbè, ok, vari manuali come garanzia e qualche istruzione anche in italiano, e poi abbiamo questa bustina veramente carina che contiene poi al suo interno dei vari caricatori, perché come vedete abbiamo due USB universali fatti a molla in modo che non occupino tanto spazio, ma sono comunque di una certa lunghezza, con 4 spinotti. Abbiamo una mini USB, una micro USB, un vecchio caricatore per Nokia e un caricatore da 30 pin per i vecchi iPhone, iPad e iPod. Purtroppo non c'è il connettore il connettore Lightning per iPhone e iPad nuovo, ma troviamo però questi due cavetti universali comunque utili. Carina anche la bustina che protegge, una buona protezione, non è trasparente come sembra, è fatta di un materiale in microfibra con qualcosa al suo interno che fa modo da proteggere per bene la batteria. Ma andiamo a levare queste cose che al momento non ci servono e vi faccio vedere molto velocemente il funzionamento. Beh, è molto semplice, c'è poco anche da dire. In realtà basta prendere la batteria, ci colleghiamo per esempio il suo cavetto in dotazione, l'uscita da 2 A, che vi faccio vedere come può caricare un tablet. Io ho qui il mio fido Nexus 7 che ha veramente bisogno di carica dato che è all'1%, perciò sfruttiamo anche la recensione per poterlo fare. Come vedete do la carica ed ecco qua che in pochissimi secondi il tablet va in carica. Ma non è finita qui, perché se io in questo momento sto caricando il tablet posso prendere un altro cavetto e poter caricare in modo simultaneo il mio iPhone. Vedete, basta inserire qui, ripeto, purtroppo non è incluso il cavetto al suo interno, dobbiamo usare quello che ci fornisce Apple con iPhone, ed ecco qui che simultaneamente posso caricare due device in contemporanea. Quando sto caricando non posso usare la torcia, perché tenendo premuto, anzi sì, mi smentisco subito, come vedete posso usare anche la torcia mentre sto caricando i miei device, mi ricordavo male a questo punto. Mentre per quanto riguarda i tempi di ricarica e la capacità, abbiamo sì 14.000 mAh e vi assicuro che sono tanti. Io ci ho ricaricato due volte praticamente questo tablet, che ha una batteria di circa 4.000 mAh, ci ho uno 0-100 completo due volte, più uno 0-100 di iPhone che ha una batteria di circa 1600 mAh, ma li ho ricaricati utilizzandoli, perciò non li ho ricaricati da spenti, non li ho ricaricati in modalità offline, no. Li ho ricaricati utilizzandoli, e c'è comunque da dire che non potete considerare per una carica completa un 1600 mAh di carica, perché comunque ne servono di più a fare un ciclo completo di carica per un dispositivo del genere. E tempi di ricarica della batteria sono lunghi, sono veramente lunghi. Io l'ho messo sotto carica nel primo pomeriggio, si è finito di caricare verso le 2, le 3 di notte,
Mentre per quanto riguarda la carica dei dispositivi, dall'uscita a 2 A, mi ha ricaricato il tablet in 3 ore e stesso tempo ha ricaricato iPhone dall'uscita a 1 A. Probabilmente se caricavo iPhone da quella 2 A si dimezzava il tempo di ricarica, ma meglio non rischiare con gli amperaggi, è sempre meglio caricare insomma con degli amperaggi consigliati dal produttore in modo da non rovinare le batterie. E che altro dirvi? Il prezzo costa 39,99 € su Amazon, è disponibile sia in bianca come in questa versione che nera, è disponibile anche il modello da 8400 mAh ad un prezzo inferiore di 28,99 €, anche in quel caso disponibile in colorazione nera. Le dimensioni della batteria sono di 76x127x21 mm e sì ragazzi, sono grandi. Vi faccio un confronto con qualche batteria che ho qui sotto mano. Questa è una Proporta Turbocharger 7000, vedete il design? Sì, è simile, però è decisamente più compatta la Proporta, ma c'è da dire che la capacità della Proporta è praticamente la metà, dato che è una 7000 mAh. Poi ho qui una batteria proveniente dalla Cina da qualche decina di euro, giusto da qualche miliampere, davvero piccolina la capacità, lo spessore è simile, però come vedete questa è una signora batteria che veramente occupa spazio. Dunque una batteria di dimensioni sicuramente importanti, creata sicuramente per chi cerca la maggiore autonomia possibile per i suoi device, anziché per chi cerca la tascabilità da parte di un prodotto così. Se siete intenzionati ad acquistarla, non rimarrete di certo delusi dalla sostanza del prodotto, ma programmate di portarla in giro solo se siete abituali utilizzatori di borselli, zaine o sacche. Con questa recensione è tutto, un saluto da Dugo di Marco per androidblog.it.